Chissà se io riuscissi ad attirare un magmasauro nella gabbia. No, no, dai, no, no, non mettiamo già fare queste cose fettenti ora. Dai, ma devo prendermelo azzurro di nuovo? No, dai, voglio un altro colore. Please, Ark. C'è una fenice? Scusa, 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 scusa. No, 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 dove fuggi? Dov'è? 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 L'ho vista. È una fenice questa, è una fenice. Aspetta che c'ho lo Yutiranus in parte. Dai, ti prego, fatti inquadrare, Cribbio. No, non riesco a leggere. Vabbè, voi sicuramente l'avete letto, io no. Ah no, Embertrost. Che cos'è? Sì, ho capito, me ne vado, mamma mia, non si può neanche osservare un uccello in fiamme in santa pace su questo gioco. Che subito arriva quello. Wow! Ti urla in faccia, vai via, territorio mio, casa mia. Vabbè. Come sono antipatici sti Yutiranus? Sti tirano sti gri... ste grida, sti gridi, sti gridi! Si dice gridi o grida? Ti lanciano un grido? Facciamo così? Appena ti vedono? Che non è proprio carinissima come cosa. Aspetta, 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 l'ho visto. Sì, l'ho visto. Aspetta, ho visto anche. Guarda, ma ci sono tutti gli Emberbers, questi qua! Cioè, questi con questo nome. Embertrost, com'è che si chiamano? Embertrost, sì! 131. Sì, ma questi come li piglio? Cioè, questi sono piccolini e volano. No, cioè, come li piglio? Non posso con una gabbia. Mi devo inventare qualcosa. Vabbè, poi li prenderemo, giuro. Un maschio 78 mi potrebbe andare bene. Però è azzurrino. Di nuovo, vediamo se trovo un colore più. Un maschio 83 rosa. E un Magmasaur 43. Potremmo anche andare sul rosa, ti dirò, ti dirò. Però se io ora mi attiro questo di là, rischio poi di attirarmi tipo le ire di tutte le creature qui sotto, o no? Forse no. Allora, vediamo. Ah, luce negli occhi, porca puzzola, che fastidio. Scendi, Crypto. Crypto? Ah. Questa insubordinazione ogni tanto di sto ragazzone. Allora. Sì, dai, ci prendiamo il rosa, mi va bene. Mi va bene. L'avrei preferito verde, però mi va bene anche rosa. Potresti. No, no, non puoi, ok. Aspetta, 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 aspetta. Ci sono, ci sono. Arrivo, 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 arrivo. Piato, sì. Ora, molto lentamente, noi ci abbiamo. Dove sei? Seguimi, vieni. Sì, urla quanto vuoi. Sì, oh, che paura, oh, che paura. Il tuo dinosauro si sente a disagio, anch'io. Anch'io provo un disagio ogni volta che gioco su, che sono su Ark, guarda. No, non mi sta seguendo, provo ancora più disagio in questo momento. Gli dovrò tirare un mozzichino? Mi prendo anche questo? No, perché nella gabbia tutti e due non ci stanno. Cioè, Lillo, mi puoi seguire, please? Mi puoi seguire, please? Cosa sta facendo? Non mi sta seguendo. Sta facendo di tutto tranne che seguirmi. Cripio! Cici, ascolta, ti do un mozzichino. Scusa. Ok, mozzichino, mozzichino, mozzichino. Ora mi puoi seguire? Ora che ti ho tirato un mozzichino, sei abbastanza arrabbiatino? No. Semplicemente ha fatto cacca per lo stress. Ok. Scusa, scusa. Ciao, sono quello che ti ha tirato il mozzico prima. Ciao, ciao, ok. Provo a scendere ancora più lentamente. Non si vuole buttare di sotto, eh? Non c'è verso, non si butta, non si lancia. Ma non ci voglio credere. Ma davvero, ma, cioè, ma questi Yutiranus sono. Cioè, non lo so, hanno una mentalità tutta loro. Sì, arrabbiati. Arrabbiati, ok. Buttati. Buttati! Per l'amor di Dio! Oh! Là, guarda gli scivoloni che fa. Guarda gli scivoloni che fa. Alleluia! Cici. Bello. Occhietti belli? Tesoro? No. No, niente. Ha deciso che ci ignora. Di brutto proprio, di bruttissimo. No, aspetta, aspetta, parte, parte, ok. Io non so dove è la gabbia a questo punto perché ho girato talmente tanto. Mi stai seguendo? Tu non mi stai seguendo. Cioè, tu mi stai seguendo ma molto lentamente. Raptor, non rompete l'anima, please. Là, ok. Ok, aspetta, aspetta, che non mi ricordo da che parte è. No, no, c'è una roccia. Non ti far scoraggiare dalla roccia. Ok. No, no. Aspetta.
Ce l'ha ancora con noi? Sì, porta... serba molto rancore sta creatura. Siamo molto a disagio, mi sento profondamente a disagio. Non so se ti devo far buttare giù di qua. Non me lo ricordo, non me lo ricordo, mi sa di no. Mi sa che ho sbagliato tantissimo, mi sa che ho sbagliato tantissimo. Tu ora sei buttato, vero? Cioè l'unica volta che non ti dovevi lanciare di sotto l'hai fatto. Sicuro. No, 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 no. Aspetta, vieni di qua allora. Scusa, io ti faccio fare 1000 giri, ma perché non mi ricordo dov'è la base. Se riesci a portare poca poca pazienza. Di qua ci sali? Sì, ci sale come se ci sale. E come se ci sale? Dove cribbio ce l'ho la gabbia? Tu continua a seguirmi. Bravo così, vai. Vai, così, vai. Ancora bravissimo, ok. Secondo me ci siamo quasi. Sì, perché ci sono questi blu qua. Ok, ok. Che io non volevo prendere. Giusto, quindi ora il rosa è lassù. Sta litigando col mondo. Why? Perché? Allora, scusate, io mi sto facendo sbattatanta per far scendere quello, ma... dove siete? Maschietti azzurrini? Nope, nope. Qui c'è un maschio 114. Ora, con tutto rispetto, ma a sto punto... Cosa? Sì, sì, sì. Non mi lamento più, Ginetto, guarda, ormai abbiamo superato da un bel pezzo questa fase. Allora, io direi che la gabbia è qua dietro, sì. Quindi io mi sono fatta sbattatanta per cercare di avvicinare quello di Tyrannus quando... Zit, zit, c'era... Ciao, Vivi. Ciao, piccola viverna adorabile. Dicevo, quando zit, zit, qui avevamo dei bellissimi più Tyrannus maschi crystal che io ho snobbato stupidamente solo per via del colore. Che mi sembra una ragione veramente sciocca. Visto che il colore glielo posso cambiare quando cribbio voglio. Allora... Yutirano 114, sei tu. Sei tu, sei mio. Giusto? Sì? Ce n'è un altro qui però. Aspetta, io sono incastrata malissimo. Tu invece mi sei un... un 13, mi fai schifo profondamente. Aspetta, aspetta, aspetta. Abbiamo attirato l'attenzione di quello che volevo prendere. Aspetta. Maledetti alberi, che zona del menga però per mettere ste creature gigantesche. Oh, 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 guarda come corre. Oh, oh, guarda come corre. Aspetta, aspetta, vedi qua, vedi qua, vedi qua. Dove, dove mi sei? Mi stai seguendo? Sì, sì, ma che bravino. Vedi, io me ne sono andata lontano dalla mia gabbietta quando invece bastava starsene qui in zona. Aspetta che forse ha bisogno un attimo di un piccolo reminder il signore. Forse prima non mi ero spiegata, lei dovrebbe venire per di qua. L'ho preso? Manco per una cippa. Proviamo a puntare poco poco più in alto? Tipo... così. Niente. C'ho una mira un po' a schifo. Ciao Lillo. Puzzolo. Pucci pucci. Ciao. Io a questo punto ho anche il dubbio che sia quello effettivamente che volevo. Mi sa che è quello, è questo di livello schifo. No. Forse no, dai. Ok. Vieni per di qua. Gira, gira. Ok, ok. Vieni qua. Vieni qua, vieni qua. Seguimi, seguimi. No, troppo in là, troppo in là, troppo in là. Forse non ci entra, forse non ci entra. E infatti, dannazione, l'altro era stato così furbo. Perché a sto giro invece no? Vieni lì, vieni, 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 vieni. No, non scoraggiarti, non scoraggiarti, ce la puoi fare. Corre velocino il signore comunque. Molto velocino. Aspetta, aspetta, vieni. Ok. No, no, cripto, ok, grazie. No, ma dai, per una volta avevo preso proprio la misura giusta giusta, ma... Ah, CC, ciao. Ok? No, no, non è giusto, non è giusto. No, tu non sei bravo come l'altro, non sei per niente bravo come l'altro, eh. No, 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 mi sto arrabbiando seriamente con te, Lillo. Non mi va per niente bene questa cosa. Cioè, l'altro si è buttato da solo nella gabbia. Era stato bravissimo, bravissimo. Sì, urla quanto ti pare, però seguimi. La la? Tira urlo. E nella gabbia. Ok, ok, ok. Ci è voluto poco poco di più. Però, ce l'abbiamo fatta. Cioè, ce l'abbiamo fatta, come al solito. Non cantiamo vittoria così. Mi dai poco pochi dardi, grazie Lillo. Sì, sei spaventatissimo, non ti mettere però a svolazzare, per carità.
Ciao, piccolo pucciolo, che bello che sei anche tu. Mio Dio, che meraviglia che sono ste creature. Poi questo abbiamo detto. Aspetta, sei il 114, non che io sto sprecando dardi. Sì, sei il 114, ok. No, magari stavo sprecando dardi col 17 e no, grazie, tipo. Cioè, allora, già nella vita reale, non nel gioco intendo, c'è un caldo che non lo so, sembra di essere effettivamente alle porte dell'inferno. Cioè, non dico proprio sulla barca con Caronte, però quasi. Ora, vedere nel gioco questa ambientazione, cioè palesemente focosa, molto calda, molto. E questa creatura che è letteralmente in fiamme, cioè avvolta dal fuoco. Cioè, io mi sto sentendo male. Appena questo ci cade, cioè appena ci sviene, io mi vado a fare questo spritz con ghiaccio, che più ghiaccio non si può, e non lo bevo neanche. Me lo rovescio in testa! Cripto però, cripto però! Cioè, ma stai scherzando? Siamo quasi morti. Siamo davvero quasi morti perché Crypto è dovuto andare a rompere le scatole a Yu-Gi-Oh! Tyrannosaurus, che non ho capito perché l'ha fatto innervosire. Cioè, Crypto, ti butto in una sfera poke, te lo giuro, eh. Ci stai fermo! Oh! Mio Dio, che nervoso quando succedono queste cose! No, vabbè, ci ha beccato il tizio qua col fuoco, non ho capito cos'è che ci ha sparato, ma ci ha tolto praticamente tutta la vita. Scusa, tu come stai? Ma tu stai messo meglio di me sicuramente. Stai fermo, per l'amor di Dio, fermo! Che gli prende a sta bestia oggi? Cioè, è stato più bravo lo Yutiranus che dobbiamo domesticare di te, sappitelo. Cattivo, cattiva viverna, cattiva, in castigo come torniamo a casa. A letto senza cena. No, vabbè, io mi sa che a breve, contro la mia volontà in realtà, però dovrò stoppare il gioco perché sto giocando ovviamente con le finestre chiuse, perché altrimenti tutto il paese sente che io sto giocando ad Ark, perché tiro questi urli, queste grida che vabbè. Quindi forse, meglio non giocare, cioè non registrare quando ho la finestra aperta. Però di contro sto letteralmente, cioè mi sto sciogliendo, cioè mi sto proprio sciogliendo. Vabbè. Cerchiamo di non pensarci. Facciamo il prossimo episodio e andiamo a catturare qualche creatura sulla neve. Così, giusto per stemperare un pochino il clima, letteralmente. E magari riusciamo a non percepire quantomeno tutto sto caldo. Cioè, avrò comunque caldo. Grazie, fucile, grazie. Meno male che c'è un altro, va. Meno male che abbiamo l'altro. Sembra nei momenti migliori si rompe il fucile. Questo non si è neanche arrabbiato. Io ho solo 47 dardi. Ed è un 114 per l'83. Quanti ne avevamo usati? Troppi. Sicuramente troppi. Mi scoccia troppo non essermi già fatta le selle. Ma perché non me le sono preparata? Perché sono una gnomba, mi sono dimenticata. Non so neanche se va bene la sella normale per sta creatura. Che comunque è infuocata. Cioè, che fai? Ti siedi direttamente con le chiappe sulle fiamme, no? Cioè, non la vedo come una cosa piacevole. Magari d'inverno. Però. Stai fermo, Cripto, ti prendo a ceffoni, te lo giuro. Ah, c'è il riflesso, del sole sul fucile, è qualcosa di terribilmente osceno e fastidioso. Tipo, ti prego, vacci giù, farlo per i miei occhi. Farlo per i miei occhi perché non ci vedo più una cipalipa. Ah, no, vedo, no, 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 stavo per spostarmi, però vedo che sono comparse le cosine. Le cosine intorno alla bestia l'ho fatta arrabbiare tanto, quindi a breve ci dovrebbe cadere. No, non posso fermarmi ora. Cioè, deve essere un continuo sparare a sta creatura. Deve andarci giù, tipo subito. Non tirare giù la testa quando sparo. È già il secondo che mi schiva così. Ok. Lo so che sei super arrabbiato, arrabbiatissimo. Però guarda, c'è una signorina in una sfera poke che ti aspetta. Non vedo l'ora di fare la tua conoscenza. Ti prego, scendi. Ti prego, scendi. Cadi, vai giù, nanna. Guarda che bellina, peraltro, la gabbia com'è illuminata dalle fiamme dell'odio e del furore che emana questa creatura. Bellissima. Cici, puzzolo, ciao, sì, ecco. No, ma l'ha schivato di nuovo.
Cioè, anche io sono scemo. Lui sta fermo. Cioè, non è, alla fine non è colpa sua. È colpa mia. È decisamente tutta colpa mia. Guarda, cambio la posizione. Ok. Cripto ovviamente l'ho messo in passivo adesso. Ok, così non ti posso mancare. Cioè, se ti manco così, mi do l'ippica. Mollo tutto. E me ne vado. E no. No, non t'arrabbi... No, non c'è bisogno. Non c'è bisogno di innervosirsi in questo modo. Ciao. Sì, sei molto carino. Scusate, ho beccato proprio in faccia. È inutile che urli. Guarda come si innervosisce il signore. Sì, siamo molto spaventatissimi, guarda. E guarda, guarda, il Gineto se l'è fatta addosso, letteralmente, quindi... Sì, le tue urla mi terrorizzano fin nell'animo, te lo giuro. Però ora... Nanna, ho detto... Bravo, bravo. Ok, Crypto, tu stai buono perché di nuovo ti prendo non a ceffoni, ma di più a sberle proprio sui denti. Ok. Allora, non tutti, perché ci serviranno anche per i cuccioli. Io direi che 7 bastano. Un paio di narco, giusto per stimolare l'appetito. Ok? Ok, di nuovo, per l'ennesima volta, come sempre, non cantiamo vittoria prima del dovuto. Però, direi che così. Cioè, un pollice in alto me lo tirerei, ecco, così, giusto per dirmi, yay, brava, fino a qua ci siamo arrivati, ok. Poi, una volta che sono nelle sfere poche, siamo a casa e li ho liberati tutti e due, siamo vivi e vegeti, salvi e quant'altro, allora potremo festeggiare alla grande. Però per adesso no, non è il momento. Ridendo e scherzando sono un'ora in registrazione. Non ho ancora tanto tempo. Riuscirò a montare questo episodio? Pilu, forse? Vabbè, al più tardi, se si tratta solo del montaggio, lo inizio oggi e lo finisco domani, sì. Ce la posso fare. Allora, oggi è... Scusate, per questioni di organizzazione mia. Però voglio la condivido con voi. Tanto stiamo aspettando che il tizio si svegli, quindi non è che c'è tanto da fare. Allora chiacchiero. Oggi è il mercoledì 25. Alla peggio il video esce venerdì. Alla peggio. Se invece tutto va come io ho previsto, organizzato e programmato, cosa che con Arco tendenzialmente non si deve mai neanche pensare di fare, perché mai che si riescano a rispettare i piani su Arc. Però se tutto va come io ho organizzato e Arc mi viene poco incontro, forse domani c'è già l'episodio. Forse. Voi me lo saprete dire se è uscito giovedì o venerdì. Voi già lo sapete quando è uscito il video. Io in questo momento no. La me del passato non lo sa. Ah, Cribbio, mi è caduta tipo la borraccia sulla tastiera, no? Era chiusa, per carità, però spero di non aver pigiato roba strana. Tasti strani. No, non penso, comunque. Cici, scusa. Tesorino, amore, bello. Sì. Sì, ok, ecco, volevo vedere la barretta. Se mi fai... Barretta, ok, 71%, perfetto. Dai, un altro boccone ci siamo. Muy bien. Peraltro, si sta facendo notte, io non conto... no, sono già le 9:30. Non conto di riuscire ad arrivare alla base prima dell'alba. Perché sennò sarebbe stato fighissimo arrivare in piena notte, far accoppiare dei Nonicus Knight di notte e poi far schiudere la notte dopo l'ovetto. Vabbè, nel frattempo magari facciamo accoppiare e testiamo un pochino questi due. Sì, dai. No, vabbè, che bello. Ma perché queste lucine violacee, rose, eccetera, non rimangono? Cioè, io li vorrei sempre così, con queste cosine intorno. Lo so che vuol dire che sono incacchiati neri, però non importa, sono belli. Cioè, fa molto figo, fa, non lo so, molto psichedelico. Guardali. Sta per venire un attacco epilettico, però, dettagli. Ah, ma è già così tanto buio. Ma... C'era poca luce. Cioè, prima avevi caldo, ora hai freddo. Scusa, se io mi metto vicino alla creatura in fiamme, tu hai ancora freddo. Sì. Non è normale, Ginetto, ce ne rendiamo conto, sì? Peraltro, è quasi morto. È quasi morto il poverino. Guarda la barra della vita schifo che c'ha. Colpa tua, Crypto. Questa è colpa tua perché ti ho visto, gli hai tirato un sacco di mozzichi, ti ho visto tantissimo. È inutile che mi guardi così. Cioè, sono arrabbiatissima con te, non è la prima volta che mi fai sto gioco, mi fai sclerare male, eh? Sa che al prossimo giro... prossimo giro prendo un'altra viverna. È che con Crypto, uno, sono affezionata, due, sono abituata, e tre, cioè, è un 230 e c'ha un peso non indifferente. Che tendenzialmente è quello che a me serve, perché quando mi devo spostare, tipo, con tutto sto materiale per fare le gabbie, è logico che vado sul punto sulla creatura che mi trasporta più peso possibile.
cioè col grifo è impensabile fare arrivare fino qua con tutta sta roba qua. Ci sono altre creature volanti fighe come la viverna, anche se non sono delle viverne, che io potrei catturare. Forse c'è il gufetto delle nevi Ciao patato, ciao, buongiorno. Guarda come ci illumini la vita. Ci illumina d'immenso questo dino. Aspetta, aspetta che ti apro le porticine. Vieni qua. Facci vedere come illumini tu... Lilo? Tesoro? No, c'è passata l'altra signorina, quindi ci passi pure tu. Cici. Sì. No, 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 era lì. C'eri quasi. No, ti prego, non dire... Vabbè, ti metto nella sfera poché, niente di preoccupante, però... Sembra sciocco che tu non riesca a uscire. Ah, grazie. No, vabbè, scusami, ma... Cioè, guarda come... Stai fermo poco poco. Allora... Io non voglio dire, ma... Cioè, è una torcia vivente. È cioè, tu vai in giro con sta creatura... Pa, fatta, a posto. Se scaldasse anche, ma ho visto che Ginetto non si scalda quando gli sta vicino. Ora sì, forse. Comunque, bando alle ciance. Sei bellissimo. Aspetta che ti voglio fare una foto. No vabbè, è decisamente bellissimo. È inquietante in questo momento che... No, dai. Cioè, guarda questi denti. Guarda questo sguardo d'odio puro. Scusa tesoro. Ad Halloween manca ancora un po' di tempo. Porta pazienza. Anche no, tipo. Veloce nella sfera. Veloce nella sfera. Grazie. Muy gentile. E improvvisamente il buio più totale nell'intera radura. Però noi qui abbiamo compiuto la nostra missione. Abbiamo fatto quello che dovevamo fare. Per ora torneremo, perché qua ci sono i magmasauri e quella specie di fenice Embertros, quello lì che voglio, però mi ci devo informare poco poco. Per ora la nostra missione di oggi al momento è terminata. Woohoo! Ce l'abbiamo fatta. I due Yutyrannus, relativamente facili da prendere con sta gabbietta, è andata abbastanza bene. Cosa? Fame? Sete? Fame. Ok. Molto bene. La che mi ingrassi, a Ginetto. Cioè, sta per arrivare l'estate. Abbiamo la prova costume. Basta mangiare così. Cos'è sto rumore? Ah, è quella zona con tipo zanzare da tutte le parti. No via, grazie. Le ho già nella vita reale le zanzare, non mi servono anche nel gioco. No vabbè, guarda che bellina la nostra base con tutte le creature luminose. No vabbè, carinissima. La mucchiatona qui di Deinonychus è qualcosa di, vabbè, un po' di osceno, però. No, e adesso che tiro fuori questi, scusami. Cioè fammi... Ah, aspetta, sì, ti rimetto in attivo. Però devi far da bravo, Cioè, Crypto... Io ti rimetto in attacco al tuo obiettivo, ma fa da bravo. Cioè, ti picchio male, te lo giuro. La prossima volta che mi fai sto gioco, ti picchio male e prendo qualcun altro. Prendo Lucy. No, non è vero, prenderò tuo figlio, probabilmente. Allora, dicevamo, qua noi abbiamo fatto un pochino di spazietto, quindi io dovrei poter liberare qui. Niente, vabbè. Guarda la luce. No, vabbè, scusami. Mentre tanto deve passare il tempo prima che liberi l'altra creaturina. Stavolta non mi faccio fregare perché non ho voglia. Bella la luna piena su Ark, sempre bellissima. Cioè guarda, sembra che mi sta andando fuoco casa, tutto l'accampamento. No vabbè, mi piace moltissimo. Non hanno assolutamente senso di esistere ovviamente queste creature, neanche in un videogioco, però non importa, sono comunque stupende. Poverino, c'è il povero grifo che è chiuso nella sfera poche tipo da 30 anni, povera creatura. Sarà tutto acchilosato quando lo tiro fuori. Vabbè, niente, aspettiamo poco poco. E... Ah, è notte! Aspetta, che ore sono? Posso farli accoppiare? Ce la facciamo? Sono le 2 del mattino, sì, dai che ce la facciamo. Dai, ho sentito un bip bip. Mi è arrivato un messaggio? Forse, boh, non lo so, guarderò dopo. Allora, aspetta, tu sei... Nightshade, eccolo qua. Femminuccia. E posso prendere così, ok. Una qui, dammi la sella. Sì, però non fate questi versi che non sono abituata, mi state mettendo ansia. Tu sei... Maschietto 196, chi si sta arrabbiando? Perché? Ora mi sta squillando il telefono, ma no, grazie, scusatemi. Dicevamo, 196, molto bene. Allora, io voglio il cucciolo di queste due creaturine. Indi per cui... Sono di nuovo incastrata tra due dinosauri, sì. Sì,
Sono decisamente incastrata. Però lo sai che c'è? È carino. È così carino essere messi così. Però guarda come ci liberiamo. Ok. Allora, comportamento. Ah no, tu avevi ancora l'accoppiamento abilitato. La perfetta. Speriamo che non mi abbia fatto uova in giro sta tizia. Tu? No, ok, per fortuna no. Quindi ora vi volete... Sì, le code in faccia no, per cortesia? Grazie. Ok, ce la fate ad accoppiarvi a farmi l'ovetto prima che sorga il sole? Anche se, questa cosa che si devono accoppiare di notte me la sono inventata io in realtà, mi sa. Perché voi mi avete detto che l'ovetto lo devo far schiudere di notte. Non che loro si devono accoppiare di notte, però già che ci siamo, scusa... Cioè, nel senso, non vedo il problema. Qua ci metteranno un po', va bene. Liberiamo l'altro Ember Utiranus in tutta la sua bellezza focosa. Non mi cagare in faccia, porca miseria. Ma scusa, con tutto il posto che c'è, potevi spostarti poco poco, girarti un pochino, no, eh? Sono molto simili di colore. C'erano tutti quei colori rosa, viola, verde. No, ce li siamo dovuti andare a prendere simili. Vabbè, li colorerò. Non riesco a dirlo, colorerò. Io più tardi, se mai, forse, non lo so, se ho voglia. 54%! Va bene, nel frattempo facciamo accoppiare anche questi due, perché no? Ma prima ancora di farli accoppiare, io forse dovrei fare la sella. Vediamo... Ah no, forse va bene la sella normale. Però 135 di metallo io mi sa che non ce li ho. Cribbio, setta, non sono sicura, mi sa di no. Forse devo andare nell'altra base. Dove è che c'è uno Utiranus che gli rubo la sella? No, non ce l'ho qua, mi sa. Ti prego, dimmi che ho del metallo. Ne ho no, se solo 65. No, aspetta, però c'è anche il fabbricatore, fa vedere. Non c'ho metallo. Cribbio, cacchio. Ah, 147! 147 di metallo! 147 di metallo! Ok, perfetto. Allora, questo è per il Deinonychus, questo è per l'Embertross e per l'Indominus. Ok, perfetto. Quindi io mi posso prendere il metallo da qui, mi metto qui, sposto così e posso farmi la sella per lo Yutirangi. No, no Yugi. Cosa vuoi ancora? Le perle? Perle, anche quelle. Anche quelle mi sa che scarseggiano. Dannazione, non ho le perle, che nervoso! E vabbè, non lo testiamo adesso allora, perché devo andarle a prendere. Ne ho 45 qui. No, io non ce l'ho da nessun'altra parte, mi sa le perle. No, 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 devo andare a raccoglierle. Cribbio. Che noia, guarda che anche qua c'è un metallo. E vabbè, niente, per ora niente sella e poi gliela prepareremo. Aspetta, ovetto, lo sapevo, aspetta. Però qua dice Crystal Deinonychus, di nuovo. Allora forse c'ho ragione che li devo far accoppiare di notte, l'uovo deve arrivare di notte. Secondo me ho cannato di nuovo la grande, ho cannato la grandissima. Ok, allora visto che c'è tempo... Perché siamo in ritardo, ovviamente. Cioè, c'è tempo perché siamo in ritardo. Molto semplicemente. Mi vado a prendere le perle. Cosa c'hai, sete? Nell'altra base, che secondo me ce le ho. Secondo me nella base del deserto... Avevamo preso la lontra. E quindi la lontra, se non sbaglio, quando eravamo andati a prenderla, avevo preso anche uno scatafascio di perline. Quindi sì. Guarda che belline tutte queste viverne che svolacchiano felici. Però vorrei provare a prendere un altro vetto di viverna. Cioè di quelle da rubare, intendo. Guarda lì. Via, non veloce di più. Non veloce di più. Crypto, vai. No, non hai capito, devi mettere il turbo. Sei l'uovo più grande e più bello del mondo. No, vabbè. Belli. 30.000 foto per Instagram.